Ma mi dici una cosa? Un po' di giorni fa ho letto nel giornale che nel Valdarno uno condannato agli arresti domiciliari aveva, diciamo, contravvenuto la regola, è uscito e l'hanno arrestato in una gelateria. È avvenuto qui o no? Sì, sì, ci hanno dato questa notizia, ci siamo ritrovati questa persona qui. È una cosa impressionante. Siamo, non sono l'unica allora. Siamo a Ponte Tiro, cioè, Claretta. Poi tra l'altro nel frattempo ti sei fidanzato, ho saputo. Guarda, lascia perdere. È un bell'uomo, un bell'uomo. Bellissimo. Si chiama? Chiamiamolo Beppe. Bravo, un nome. Allora, qui si ride e si scherza perché siamo dalle figlie di Pupo a Ponticino, al gelato, al cioccolato Pupo, no? Esatto. Però, ridendo e scherzando, coi prodotti di Carpigiani si tirano fuori tanti gusti e tanti gelati buoni. Buonissimi. Allora, buonissimi. Vogliamo dare degli orari, l'apertura, la chiusura? Perché certo, c'è anche gente che vorrà venire da fuori. Esatto, no? Molte persone infatti mi chiedono perché da invernale estivo è cambiato l'orario. Infatti molte persone dicono saranno aperti, non saranno aperti. Invece no, allora noi facciamo orario estivo dalle 3 del pomeriggio. Abbiamo prolungato dalle 2, invece che dalle 2, dalle 3 fino alle 10.30 la sera, a parte il fine settimana che siamo aperti fino alle 11 la sera, quindi alle 23. Ponticino, lo trovate perché tra Arezzo e Montevarchi non si fugge. Ponticino, esatto. Gelato al cioccolato, avete comprato milioni di copie del disco e sarà anche l'ora di assaggiare milioni di coni delle sorelle Ghinazzi. Bravissimo. Che tra l'altro sono la tua sorella sposata, te ora sei fidanzata, quindi siete quindi tutte e due sistemate e vi dedicate al lavoro. Al lavoro. Va bene? Completamente. Salutiamo. Mando un bacio a tutti gli amici di Chiaro e Tondo. Il tuo fidanzato è geloso, no? Mandi un bacino. Un bacino a tutti gli amici di Chiaro e Tondo. Vi aspetto a gelato al cioccolato. Lei è Ilaria, che ora non c'è, ma è la sorella. Che ha fatto? Fa la toga, poi si vergogna. No. Un bacio a tutti, ciao.